tutti ragazzi e ragazze. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda acquisti che ho fatto da Pink Panda. Ho fatto bensì due ordini perché c'erano degli sconti e volevo prendere assolutamente alcuni prodotti. Il primo che ovviamente in tutte e due ho trovato una Black Friday Mystery Bag, che poi ovviamente apriremo. E vi faccio vedere cosa ho preso e vi dico anche i suoi relativi prezzi. Mettiamo di qua, questo è il pacchettino di Pink Panda. Vediamo se riesco a farli tutto diciamo in uno oppure dividere il video. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, apriamo qui il pacchettino. Sono dei prodotti che ho acquistato per quanto riguarda i capelli. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è questo della Olaplex ed è un Air Perfector numero 3 e questo è un riparatore per quanto riguarda i capelli. Questo si utilizza per chi fa uso di piastre, per chi ha diciamo chi fa tante tinture, perché è un riparatore per i capelli. Questo protegge, non mi ricordo quanto si deve tenere su, in posa, 10 minuti se non mi sbaglio. Sì, 10 minuti, ed è un riparatore per capelli, quindi ti protegge il capello da tutte le cose che poi andrete a fare. E questo è il primo. Allora, l'altro prodotto invece è questo, ed è il numero 5, e questo è un balsamo per capelli, ovviamente li protegge. Questo lo dovete utilizzare a capelli un pochettino umidi, non troppo bagnati, lo applicate un paio di minuti, tipo 5 minuti, e poi lo risciacquate. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere dovrebbe essere lo shampoo, ed è questo, sì, ed è lo 04, ed è lo shampoo riparatore e idratante. A me serviva tantissimo perché io ho i capelli secchi e quindi non vedevo l'ora di utilizzarlo. Questo è 250 ml di prodotto, come tutto il resto, tranne questo che è molto più piccola, sì. Allora, per quanto riguarda questi prodotti, io non vedo l'ora di utilizzarli per sapere ovviamente come si trovano i miei capelli con questi prodotti, perché da quando ho fatto l'ennè io i capelli li trovo migliorati tantissimo. Sto prendendo anche delle pillole proprio che mi ha dato una dottoressa per quanto riguarda il cuoio capelluto e devo dire la verità, abbinati all'ennè io sto rivalutando tantissimo i miei capelli. Perché non cadono più come cadevano prima, li trovo più forti, più resistenti anche quando faccio diciamo la piastra. A me stanno piacendo tantissimo, quindi volevo utilizzare qualche prodotto più particolare, più concentrato per quanto riguarda i miei capelli. Ovviamente utilizzandoli soltanto io, questi prodotti mi risulteranno utili perché sinceramente voglio essere sicura di quello che utilizzo per i capelli, proprio per aiutarli a ritornare ottimi come erano diciamo all'inizio, prima di fare tutti i trattamenti che facevo per quanto riguarda caduta di capelli o per quanto riguarda il colore che lo facevo troppo spesso. E quindi ho preferito acquistare questi prodotti proprio per vederli, perché se mi trovo bene, ovviamente con lo sconto di Sephora li acquisterò anche a meno diciamo di quando l'ho presi qui da Pink Panda. Invece per quanto riguarda il riparatore per i capelli è di 100 ml di prodotto con una scadenza di 24 mesi. Questo ovviamente ce ne vuole proprio una specie di noce, una noce proprio piccolissima e metterla sui capelli. Io spero di trovarmi bene perché su questi prodotti ci sto mettendo proprio tutta me stessa. Adesso andiamo a vedere cosa ci offre il pacchettino di Pink Panda. Questa è la Black Friday Mystery Bag e andiamo subito ad aprirla, forbicina proprio per le persone grandi, e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Io sto preparando dei giveaway che saranno tipo una specie di concorso abbinato ad Instagram, perché voglio ringraziare sia per quanto riguarda YouTube sia per quanto riguarda Instagram e quindi volevo mettervi qualche cosa, e quindi chissà cosa ci sarà qua dentro, perché ho fatto due ordini da Pink Panda,
Non so, credo che metterò un video a parte e poi l'altro e farvi vedere, diciamo, cosa ci sarà poi in palio per voi. Quindi state attenti per quanto riguarda i miei video perché ci saranno delle sorpresine. Allora, la prima cosa che vedo è queste maschere e sono delle maschere per i piedi. Vedete, queste sono molto molto utili. Sono della Seven Heaven, sì, Seven Heaven. Della Montagne Jeunesse e sono uno Smoothing Heels per quanto riguarda i piedi e queste sono delle ottime ottime maschere. Se avete il guanto, il calzino, anzi, non il guanto per i mani, il calzino per quanto riguarda i piedi, potete fare la maschera e poi inserire il calzino. Vi farà proprio l'effetto più particolare. Poi vedo un qualcosa ed è questo, ed è Ombre Lips Very Berry. Wow, già il colore mi piace. E si chiama 02 Very Berry. Questo è il packaging del prodotto. Scusate, al contrario, questo. E c'è una signorina stampata, e poi c'è la penna, che è questa qui. Andiamo subito a vedere, già il colore mi intriga sinceramente perché si avvicina tantissimo. Vediamo se riesco. Sì. Riuscirò ad aprirli? Ok. Quindi dovrebbe essere un rossetto con la matita, giusto? Sì, da una parte sarà un rossetto, sì, e dall'altra la matita. È carino, come packaging è molto molto carino. Da questo lato ha, sì, la mina per quanto riguarda la matita e da questo è leggermente più grosso per quanto riguarda il rossetto. Andiamo a provarlo. Ecco, come si è già rotta la punta, ovviamente, perché con questo caldo si rompe la qualunque. Forse se sono un pochettino più delicata. Ah, questo è un rosellino proprio chiaro, 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 chiaro. Non so se riuscirete a vedere. La matita è leggermente più scura e il rossetto all'interno è leggermente più chiaro. Lo proverò e vi farò sapere. Speriamo che quello nell'altro pacchetto è uguale, così vi darò anche a voi la stessa tonalità, se per caso ovviamente vi piace. Andiamo avanti per quanto riguarda la mystery bag e andiamo a vedere cosa c'è. Ah, c'è il pacchettino così. Allora, le ultime due cosucce. Allora, per prima c'è questo che andremo ad aprire. Vediamo, vediamo, vediamo cosa ci sarà, cosa ci sarà. Ah, uno smalto ed è uno Summer Time. Questo bellissimo smalto arancione ed è molto molto bello. Sì, mi piace come colore. Ovviamente io ho il gel, quindi non lo utilizzo e quindi sapete benissimo questo a chi andrà. Poi c'è quest'altro pacchettino che andremo subito a vedere cosa c'è all'interno. Vediamo, vediamo. Ah, è una maschera Metallic Magic. È una maschera metallica peel-off rose gold. Wow, ed è una maschera. In caso vi scriverò. Si tiene 10-15 minuti e poi la dovete togliere delicatamente. Ok. Remover, sì, before peeling, sì, è una maschera peel off, quindi è quelle maschere che voi mettete, come le maschere nere che voi mettete, poi la dovete togliere e si toglie tutto, togliete anche i peli che avete addosso. A me una volta la maschera quella nera mi ha fatto un male atroce, aiuto, non mi è piaciuto tanto. E questa la metterò anche questa nel giveaway, quindi li lasciamo proprio qua dentro. E poi vediamo cosa possiamo inserire. Ovviamente la matita l'ho utilizzata, l'ho swatchata, quindi non vi posso mettere anche questa nel giveaway.
Vediamo se poi nel prossimo pacchettino che aprirò di Pink Panda se troviamo le stesse indica cose. Ovviamente la matita, cioè il rossetto, lo metterò in palio per voi. Niente ragazze, per quanto riguarda il video, siccome devo uscire, si è fatto già tardi e non vi posso mostrare il secondo pacco di Pink Panda, ma vi prometto che vi farò vedere proprio nei prossimi video il secondo pacchettino, questo qui che è molto molto grande, questo qui, ma vi farò vedere questo pacchettino qui perché devo uscire e mi dispiace, ma vi devo lasciare così in sospeso. Ditemi cosa ne pensate, se avete utilizzato questi prodotti Olaplex, scrivetemi un commento e ditemi cosa ne pensate, se mi volete aiutare per quanto riguarda i capelli, per quanto riguarda hair care, e ditemi cosa ne pensate così mi aiutate, mi date dei consigli e tutto, io sarò ben disponibile ad accettare tutto quello che mi scrivete. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, se vi va, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!